Entriamo ora negli anni 70. Vedete già l'immagine emblematica di quello che succederà e delle tensioni che avremo in questo difficile periodo tra virgolette, di guerra, potrei persino dire. Ma iniziamo sempre da un discorso economico e sociologico. Vediamo cosa succede nell'economia e cosa succede nella società, perché questi sono gli anni dei grandi cambiamenti. Anche quando nel 60 abbiamo parlato di debito pubblico che incominciava a formarsi, e partivamo da un debito bassissimo, quindi era ancora tutto sostenibile. Chi organizzava quel debito poteva prevedere di poterlo rendere nella stessa, diciamo, generazione. Adesso le cose peggiorano, il debito diventa sempre più grande e quindi non è più possibile renderlo nello stesso ragionevole periodo. Quindi si compie il crimine di far pagare a una generazione diversa i benefici che hanno avuto in quel momento. Crimine che poi continua, quindi non è che adesso la terza generazione riusciamo a pagare il debito che abbiamo fatto. Il debito porta via le maggiori risorse del paese, quindi siamo molto tassati. Non perché il governo sia inefficiente nelle sue azioni, ma perché il costo del debito del signor Craxi, del signor Andreotti, di quegli anni, porta via le maggiori risorse. Quindi alta tassazione e poco contributo, tanto interessi sul debito. Possiamo uscirne dicendo come ha fatto l'Argentina, come ha fatto la Russia di Lenin, no, non paghiamo più niente, bancarotta. Certo, tutto è possibile, ma poi si entrerebbe in un looping in cui la nostra economia isolata in questo piccolo promontorio dell'Europa, senza più collegamenti internazionali, collegamenti intendo mercati, aperti con le banche che non fanno credito, le banche estere che non fanno credito alle esportazioni, quindi anche questo passaggio peggiorerebbe la situazione. Allora, ho parlato degli anni 70, venendo dalla fine degli anni 60 che creano problemi economici, adesso è catastrofe economica. Per il livello di debito, per il deficit che porta inflazione, passando attraverso la scorciatoia del debito, come se così il problema si potesse rimandare all'infinito, che questo è il pensiero, all'infinito fin quando io politico sarò morto, sarò in pensione e quindi il problema sono di altri. L'inflazione, come vi ho detto, è una tassa che si aggiunge, è una tassa non costituzionale, perché sapete che la nostra Costituzione impone un andamento scalare delle tasse dove i più ricchi pagano più dei più poveri. L'inflazione la pagano in modo uguale ricchi e poveri, con la stessa identica percentuale, con l'aggravante che due categorie hanno effetti diversi dell'inflazione, pensionati e lavoratori a reddito fisso, diverso rispetto a commercianti e imprenditori, negozianti, via dicendo, che possono aumentare i prezzi. A questo punto bisognerebbe rilanciare il prodotto italiano. Dopo il 68, il 69, il costo del lavoro si adegua implacabilmente all'Europa. Cosa intendo che si adegua? Intendo che lo stesso prezzo del lavoro per ora a parità di efficienza è pagato a Torino per la Fiat e alla Volkswagen, in Germania per la Volkswagen. Quindi i nostri prodotti incominciano a avere un profilo di contabilità industriale sulla voce lavoro uguale a quello degli altri paesi. Ciò dura una stagione, dura qualche mese e poi i sindacati rialzano l'asticella, chiederanno nuove
nuovi aumenti, come se il lavoro fosse una variabile indipendente dalla sua, dall'efficacia. E quindi il costo del lavoro a prescindere dalla produttività. Ecco, questo costo del lavoro a prescindere dalla produttività è un'anomalia italiana, dei sindacati italiani. Può essere la cosa più giusta del mondo, ma siccome siamo nello stesso mercato, questo ci esclude dal mercato. E quindi cosa fare? Deve essere lo Stato davanti ai posti di disoccupazione ad aiutare, perché poi costa di meno aiutare in quell'immediato rispetto che avere dei disoccupati cronici. Ammesso però che ci sia quel mercato, perché se nel frattempo i mercati spariscono, non ha nessun senso proteggere, perché altrimenti quella persona protetta che non riesce a trovare un altro lavoro, costa allo Stato una cifra 100 volte superiore a quello che costa allo Stato erogare servizi per l'italiano medio. Quindi è un'altra ingiustizia, soltanto che non appare così evidente, anzi, sempre il contrario, stiamo aiutando il minatore della Sardegna. Perché la miniera di mercurio è stata chiusa, ma quanto ben lo aiutiamo, non possiamo aiutarlo a vita, né quel mercurio della miniera della Sardegna ha più mercato in quel momento. Esempio, eh? Allora che cosa si fa? Si va a scartabellare, noi non abbiamo una cultura organizzativa, l'ho già detto, basta andare in una libreria universitaria straniera e scoprire che non c'è un testo scritto da un italiano. Andiamo a scartabellare e troviamo elogio al grande. Il grande cosa intendo? Fordismo. Fordismo ci dice se è più grande l'azienda, migliora la curva di apprendimento, migliorano le economie di scala, quindi la contabilità industriale che dirige il profitto in una direzione o in un'altra, ci dice che così vinciamo le sfide internazionali. Ci dimentichiamo del mercato, perché ho già detto che il mercato non viene scoperto, che alla fine degli anni 70 l'imprenditore italiano lo imparerà dalle multinazionali. Quindi certe aziende chimiche credono di doversi ampliare al massimo, così riusciranno ad avere prodotti a più basso costo unitario. Ma se non c'è il mercato, a chi vendono questo prodotto a buon prezzo? Quindi questo approccio fordista non funziona. E cosa si fa con la disperazione? Si cambia completamente l'approccio, piccolo e bello. Perché nel frattempo la legge Brodolini, lo statuto dei lavoratori, aveva creato l'impossibilità di essere competitivi sul mercato. Bisognava delocalizzare la produzione, non andando in Albania, ma andando a Mondovì, dove in un'officina con pochi dipendenti per non entrare, quindi con 15 dipendenti o meno di 30 per non entrare nei vincoli strettissimi e ottusi dalla legge Brodolini, a livello elasticità del lavoro, quindi senza la sindacalizzazione oppressiva e ossessiva, si poteva avere un costo di produzione più basso. Questo funziona, ma questo darà due tare. La prima è che questo sistema così piccolo ha costi, ho parlato di costi del lavoro più bassi, ma anche sfugge alle imposte. Allora si crea un sommerso, si crea la cultura del sommerso. Fino al 17% del nostro PIL ci sarà sommerso. E questo non pagare le tasse entra nel DNA delle aziende, dove l'importante è non pagare le tasse. E poi c'è un'altra tara, che al momento va benissimo, perché è il momento in cui la segmentazione e i prodotti nicchia e particolari funzionano bene. Quindi il piccolo è bello e si va avanti col piccolo e bello per 10 anni. Quando poi entra in campo un altro cambiamento epocale, la globalizzazione.
ahimè, tutto deve essere 10 volte più grande, perché la grande spinta dell'innovazione della tecnologia, che è formidabile da quegli anni in poi, ragazzi, iniziano sono i computer, i sistemi passano da analogici, diventano binari. E quindi tutto deve avere un'accelerazione formidabile. E come si fa con un'azienda piccola? Come può spalmare tanta ricerca di innovazione su un fatturato esiguo? Non lo può fare e resta fuori dal mercato. Queste sono grane nostre. Poi abbiamo un'altra grana, che nasce da lontano, nasce dalla guerra del Vietnam. E voi direte, ma cosa c'entra la guerra del Vietnam? Stiamo parlando, siamo in Italia. E c'entra perché quando si arriva agli anni 70, all'inizio degli anni 70, nell'agosto, il 15 agosto del 70, l'America, bellamente, Bretton Woods, esce dalla parità aurea del dollaro perché non riesce più a sostenere. Visti gli elevati costi della moneta, della guerra, non riesce più a sostenere la moneta. Quindi il dollaro inizia a fluttuare. E qui poi alla fine abbiamo problemi su questo, perché la perturbazione dei cambi ci darà delle difficoltà. Le difficoltà che hanno, ma queste sono difficoltà tecniche, le difficoltà che hanno gli americani si impiantano e fanno scattare dazi, quindi diminuisce la nostra esportazione, diminuiscono i dollari che arrivano sul nostro mercato e diminuisce la moneta buona che entrano nelle nostre camere di compensazione, nel nostro clearing, nelle nostre possibilità di scambio e quindi aumenta ancora l'inflazione. I tassi scendono in America perché l'America è entrata in crisi, quindi più per rilanciare scendono i tassi. E allora abbiamo euro-dollari a disposizione che arrivano in Europa e questo è un altro motivo in più per accendere ancora l'inflazione, ma fino a questo punto si può ancora fare qualcosa. Fino a questo punto, un governo che non abbiamo, non potremmo avere, non abbiamo la struttura, non abbiamo gli uomini, non abbiamo il paese, non abbiamo soprattutto, sottolineo questa cosa, non avremmo potuto avere il sostegno dei sindacati che avrebbero potuto salvare la situazione, si poteva fino a quel momento salvare la situazione. Ma adesso la terza sciagura è irreversibile, non ci sarà possibilità di salvarsi. Ed è il triplicarsi del costo dell'energia. Il prezzo del barile di petrolio triplica in pochi mesi. Quindi capite la botta inflattiva che noi abbiamo. E a questo punto, quando il nostro sistema fiscale è, come dice la Costituzione, fatto a livelli, a scale, se noi svalutiamo la moneta, è come se agissimo cambiando le scale, abbassando le scale. Se il povero fino a 10 non pagava o pagava poco, adesso che l'inflazione ha portato la soglia minima della povertà a 15, a 25, e anche questo povero che prima pagava poco paga della categoria maggiore. Quindi c'è un aumento della tassazione di fatto, fiscal drag, la scala con cui si pagano le tasse si sposta drogata dall'inflazione. Questo è il racconto economico e la società resta bloccata. Abbiamo 13 governi in 10 anni, niente di male.
ma il male è che non modificano nulla. Abbiamo un problema di deficit, aumenta. Abbiamo un problema di inflazione, aumenterà ancora per molto tempo, prima di tenerla sotto controllo. E questo non cambiare nulla non lascia speranze oggettive di cambiamento. Oh, non c'è la possibilità di dire adesso che verrà il centro-sinistra le cose miglioreranno, no, perché questo non è possibile. O il contrario, adesso con un governo liberale miglioreranno, perché questo non è possibile, non abbiamo i numeri. E in questa tensione di tutti contro tutti, abbiamo goffi tentativi di colpo di Stato, perché non tanto i vertici militari in generale, tout court, ma alcune fonti infettive e infettate, soprattutto i servizi segreti e la generazione anziana di militari ex fascisti. Persone chiave nella burocrazia ex fasciste, che per essere in a quel livello avevano avuto zelo fascista, o se no non sarebbero arrivati a quei vertici. Ecco che abbiamo dei colpi di Stato da operetta, perché anche la parola tentativo di colpo di Stato non mi piace, perché è un vago sospetto di tentativo. La magistratura ogni volta dirà che non c'è stato niente, che addirittura nel caso Borghese dirà che erano dei vecchi in pensione, vecchi militari in pensione che si trastullavano con questo giocando al colpo di Stato. E io sono convinto che non siano dei veri tentativi. Ma bisogna vederne un po' uno per uno, perché Di Lorenzo, De Lorenzo è un caso completamente diverso. L'ho già raccontato nella precedente puntata. De Lorenzo è nel 64, a mio parere vuole solo difendere da una rivoluzione comunista eventuale, e quando viene chiamato al Quirinale da Segni per valutare, dopo quello che era successo a Reggio Emilia i voti al governo Tambroni pervenuti anche dal movimento sociale, quando segna in mente di stoppare il governo di centro-sinistra, che è già un pugno che si dà alla sinistra, e di mettere un governo tecnico, anche questo non è piacevole, presieduto da un uomo di finanza come Merzagora, ecco che segni, secondo me, che non sono uno che trova dietro ogni elemento una dietrologia e un intricato opera di malfattori che nell'ombra, come burattinai, muovono le cose, ecco, non credo dei complotti, e ho profondo disprezzo nella cultura complottista, dove qualsiasi cosa che non si sa spiegare viene spiegato con un complotto. Ciò placa i semplici, ma se qualcuno sa come funzionano le cose in economia, in sociologia e come è data la storia del paese, e ha preso del tempo per studiare e non ha sentito queste cose solo al bar o nei talk show, alla fine bisogna essere più lucidi. Quindi non credo nel piano solo. Oh, il piano Borghese è sì, c'è stato un movimento e Borghese non vedeva l'ora di farlo, però lo Stato è stato fermo, non è successo poi niente, si sono fermati, i golpisti si sono fermati e forse gli americani gli hanno detto di fermarsi, ma io credo che questi tentativi di golpe era per stimolare la NATO a dire adesso ci diamo una spallata, quindi di accendere un po', mettere in moto la macchina a basso regime, la macchina del golpismo, sperando che poi l'America avesse potuto poi dare la spinta essenziale, cosa che non è avvenuta.
abbiamo la Rosa dei Venti, Spiazzi, Miceli, questi personaggi, poi c'è addirittura un personaggio per bene che è Sogno, che poi invecchiando dà forse un po' i numeri, e dice pubblicamente, ma lo dice in chiaro, va in giro per ministeri, dice, ma non si potrebbe, visto che il paese sta andando a rotoli, organizzare un colpo di Stato, voi cosa dice un governo dei militari? Ma Sogno era un uomo per bene, era un liberale che aveva fatto la resistenza, per carità. Cosa molto grave è che dal 70 c'è una rivolta di segno fascista a Reggio Calabria per una questione banale, nel senso che hanno spostato la sede della regione a Catanzaro, per carità, e non a Reggio Calabria. Poi mai che si perdano delle entrate di qualche ristorante, di qualche albergatore. Ecco, su questo abbiamo una rivolta, quella del boia chi molla. Ancora sempre più grave la fase del terrorismo. Su questo, sulle Brigate Rosse, ho aperto un file specifico, una lezione specifica sulle Brigate Rosse, così come vi avevo detto che c'è sullo stragismo, sulla strage di Piazza Fontana. Culmina questa cosa con il sequestro Moro, che è nel ricordo di tutti, oltre a morti, come minimo centinaia di morti, no? Quindi si devono contare su cifre importanti. Dello stragismo vi ho appena parlato, il 69 inizia con la strage di Piazza Fontana e quel sistema contorto che porta i giudici a non mettere in prigione nessuno per i fatti accaduti e a fare un'imbarazzante sentenza dove si definisce i colpevoli in Fred e Ventura, ma ormai con il casino di 40 anni di processi, 12 processi diversi, Fred e Ventura non avevano avuto il loro processo, finito al terzo livello e quindi non potevano essere chiamati per lo stesso reato con un nuovo processo. Le nuove informazioni che potevano spostare qualcosa arrivavano dopo 25 anni, quindi c'era la prescrizione. Allora, per un fatto tecnico, è stato gestito dalla magistratura in modo indegno, forse perché anziani ancora, forse perché il sistema delle carriere che premia l'anzianità è da rivedere, sicuramente perché in quel periodo la base, anzi devo dire la cima del vertice piramidale per anzianità era di giudici fascisti, ex tesserati dal fascismo e selezionati dal fascismo per zelo fascista. E sono loro i migliori collaboratori poi dei depistaggi dei servizi segreti. Se non è così, forse mi sbaglio, chi dice che mi sbaglio, che invece la magistratura è funzionante, mi deve solo dare la spiegazione perché 40 anni, senza arrivare a una sentenza che mette in prigione chi ha trovato la bomba, e ha bisogno di 12 diversi processi, senza che ci siano tutte le prove in un unico processo. Lo dico io? No, lo dice il giudice Salvini. Quindi, questa visione della magistratura catastrofica, prima ho parlato dei sindacati catastrofici, sono due elementi di debolezza del nostro paese. Sono finiti gli operai, sono finiti i sindacati, prendono quattrini dei pensionati, quindi hanno totalmente oggi, nel 2020, quando sto parlando con voi, i sindacati sono fuori dai disastri. La magistratura, pur essendo migliorata, è sempre uno degli aspetti peggiori del nostro paese. Sono quelli che piantano la grana quando gli dicono, si ribellano quando gli dicono 40 giorni di ferie è troppo, oppure quando gli dicono se non c'è un posto nella magistratura e vi mettiamo o vi occupiamo, come è successo nell'aeroporto inutile del tale paese della Calabria, inutile dove non passano aerei,
Voi non dovete prendere i due stipendi, ne basta uno solo. Ecco, queste, davanti a queste cose, la magistratura mi lascia molto perplesso. Vado avanti con. Ho parlato del 18 dicembre drammatico del 69, Milano, c'è un'altra bomba davanti al Palazzo di Governo, nel 74, 69, 73, 74 Brescia, Italicus e poi si arriva a Bologna. In quegli anni si rafforza la mafia e la malavita organizzata. Succede una cosa orrenda, che è in questa deriva della moralità, i banchieri, come nelle puntate precedenti, c'erano persone come Cuccia, i Carli e via dicendo, i grandi banchieri cosa fanno? Si alleano con la delinquenza, con la mafia, con l'andrangheta e abbiamo i Sindona e i Calvi. Pagine terrificanti. E quando poi si cerca di aggiustare qualcosa, la mafia, alza la voce e quindi, tutto si blocca. Alludevo al generale dalla Chiesa, che viene lasciato solo dallo Stato. Conseguenze, parlerò nella prossima tavola della mafia. Inevitabili conseguenze, il malgoverno, inteso come corruzione, clientelismo, diventa un vizio, diventa normalità. Che brutta cosa questa normalità del male. Perché l'inefficienza che vediamo nelle cose statali è cultura, è normale che l'azienda statale fallisca, vada male, abbia sprechi pazzeschi tipo Alfa Sud e queste cose. È normale perché è statale. Forse oggi questa cosa è dimenticata dai giovani che credono, oh, l'Alitalia, nazionalizziamola così siamo più tranquilli che nessuno possa licenziare questi validi piloti, e, che non sono dei poveracci piloti, non è che tu è cultura operaia. Oppure l'acciaieria, beh, nazionalizziamola, oppure le autostrade, nazionalizziamo. Ecco, noi, la mia generazione, ha il terrore della nazionalizzazione, perché ha i numeri, quindi non i pareri, dei deficit che hanno fatto, dei guasti che hanno fatto, li si confronta con che cosa? Con un'azienda sana, con un'azienda multinazionale, e queste persone in un'azienda normale, sana, verrebbero presi a calci, buttati fuori con infamia, persino con la legge Brodolini per giusto licenziamento, perché ci sono dei minimi in cui non è possibile muoversi di inefficienza. Si ha un decadimento morale delle cose. E succede che i ragazzi che vanno in piazza a contestare questa situazione, che palesemente non funziona, capiscono che le parole non servono a niente, i cortei non servono a niente, non si fa nessun passo in avanti. E per scelleratezza loro, per tara loro mentale, ho dedicato a questa analisi antropologica e psicologica delle Brigate Rosse una lezione specifica, quindi non mi dilungo in questo tema, per tara mentale, per forma organizzata di parlare solo tra addetti, un po' per arroganza e stupidità e un po' perché sono nell'ombra perché avendo scelto la guerra armata devono nascondersi e non possono andare in giro a comunicare, a confrontarsi, ecco che entriamo in un discorso, in un giro perverso di lotta armata. Qui questa è una foto nota della lotta armata di destra, ci sarà soprattutto la lotta armata di sinistra con le brigate rosse che ucciderà tantissima gente innocente.
sapete, delle schegge impazzite dei servizi segreti che fanno di tutto affinché emerga dalla popolazione una domanda di ordine e quindi la possibilità di far mandare giù un governo militare, un colpo di Stato. Se lo si fa per generosità d'animo, pensando che il comunismo sta arrivando e porterà il paese nelle braccia dell'URSS, questo si può dire, sei solo incapace di leggere la storia che sta andando nella direzione opposta, però possiamo riconoscere una buona fede. Molti lo fanno invece per avere più prestigio, perché facendo di mestiere il militare trovano che portando l'asse del governo a un governo militare potranno avere sicuramente più vantaggi. Ancora peggio sono i piduisti, dove oltre alle loro carriere possono mettere nelle previsioni i business e giri d'affari. Ecco, qui sto facendo queste riflessioni. Vi ho detto che due importanti banchieri al vertice del sistema finanziario saranno collusi con la mafia, aiutati dal disordine finanziario che l'uscita dal dollaro, dalla parità aurea ha creato. Quindi si organizzano su due fronti. Una nel fare business attraverso le oscillazioni dei cambi che sono aumentate. Secondo, nel aprire nuove aziende in paesi dove il sistema politico, fiscale, permette A, immunità, B, esenzione dalle tasse per lo straniero che investe. Si creano delle società fittizie che controllano altre società fittizie a scala, quindi una dentro l'altra, come le bambole russe, una dentro l'altra, dove di fatto hanno il controllo alla fine di grandi società, come Sindona che controlla la ventesima, che è padrone della ventesima banca americana, oltre a una banca italiana, ma al momento in cui si chiedono di tirare fuori i quattrini, i quattrini sono veramente una miseria e quindi falliscono all'istante. Per non pagare le conseguenze del fallimento, cercheranno di navigare con i quattrini della malavita e con quelli della mafia, peggiorando la situazione. Anche dalla Chiesa, che verrà ucciso nell'82, che è riuscito a tenere sotto controllo e poi a debellare le Brigate Rosse, quando verrà, negli anni che verranno, nel decennio successivo, stiamo parlando dell'82, impiegato contro la mafia, sarà tragicamente lasciato solo. La devianza della mafia si estende dalla delinquenza locale, arriva a Roma e infetta la politica. Guardiamo questi tre cavalieri del male. Cavalieri del male non sono ancora banditi, ma si organizzano con i banditi. In cambio di che cosa? I miglioramenti del paese? Sapete che la storia, un po' troppo leggenda, è che gli americani per facilitare lo sbarco in Sicilia hanno coinvolto la mafia, così ci sono stati meno morti e più efficienza contro i tedeschi. Quindi non è che il signor Andreotti lo sta facendo perché abbiamo i tedeschi da scacciare, ecco, e non vogliamo vittime. Lo fa per la sua corrente, lo fa a livello di vantaggio personale. Ognuno è libero di gestire la propria morale, se ha la pedina penale pulita può fare il politico. E a volte questi profili sono tipici,
E io li riconosco perché vanno messe tutti i giorni, che sono le persone che più mi inquietano, perché so che nascondono dei compromessi orrendi che fanno e che hanno bisogno poi di trattare con qualcuno più in alto di loro. Perché per seguire il Vangelo non c'è bisogno di andare a messa tutti i giorni, non c'è bisogno di questa ostentazione del rito. C'è bisogno della correttezza. Adesso io non voglio aggiungere niente di mio. Ho aggiunto solo che questo signore, se andiamo a vedere come nasce il debito pubblico, lo strappo, lui e Craxi sono, ce ne sono altri, ecco, sono tra i maggiori colpevoli del debito pubblico, nella pagina contro di loro che l'economia del paese scrive. Ma questa è una storia più mafiosa. E quindi misuro le parole. Cavalieri del male, diciamo, sono Lima e la mente di questi maneggi, evangelisti, deputato della Democrazia Cristiana, segretario di Andreotti. Quindi Evangelisti è la mano di Andreotti, eh? L'altro personaggio, noto mafioso, Gian Cimino, ecco che quando dal 63 al 65 Lima è sindaco di Palermo, stiamo parlando del decennio precedente, ma sto facendo la storia, Gian Cimino è assessore dell'edilizia. Bene, e che cosa riscontra la magistratura? Delle 4.000 licenze edilizie rilasciate, 1.600 figurano intestate a tre. Solo tre persone, tre prestanome che non lavorano nell'edilizia. Questa, capite, è lo stile. Nel 63, nel corso di un'indagine, il povero giudice Terranova, che per questo sarà ucciso dalla mafia, Lima ammise di conoscere superficialmente il vertice della mafia di quel momento, che è Salvatore La Barbera. Nel 68 Lima viene eletto deputato, abbandona, attenzione, abbandona la corrente fanfaniana, passando con la mediazione di evangelisti a quella andreottana. Ecco che Andreotti ha più voti dalla Sicilia e la sua corrente, da piccola corrente legata a numeri ristretti, si estende ai voti della Sicilia, diventa una corrente importante. Bene, qui è l'inizio del successo di Andreotti. Noi, in un certo momento di catastrofismo mentale, che dovevamo arrivati negli anni, a fine degli anni 90, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo Mani Pulite e dopo le delusioni che abbiamo avuto da quella ripresa della politica, abbiamo persino pensato che Andreotti fosse da rimpiangere. Sicuramente una persona di grande intelligenza e persino di grande simpatia, ma quando andiamo a vedere le cose legate al suo operato, è ancora peggio della media dei politici che saranno sul palco dopo la caduta del muro di Berlino. Nel 72 Lima viene nominato sottosegretario alle finanze del governo Andreotti II, e va bene, qui ci può stare, ma che tutti gli altri politici di altre correnti lo riconfermino, questo uomo che ha i legami con la mafia, a sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica durante il governo Moro IV, ecco, questo mi sembra un po' eccessivo. Quando si arriva al 92, la mafia lo farà uccidere. Buonasera, ecco le principali notizie. Ucciso a Palermo Salvo Lima, un assassinio che turba la campagna elettorale. L'eurodeputato è stato assassinato da due killer davanti alla propria abitazione. La fine violenta di Lima è legata ai suoi rapporti con la mafia.
Rapporti noti anche alla politica. Siamo nel 92, è comparso spesso nelle relazioni della Commissione parlamentare antimafia e per ben 4 volte è stata chiesta l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Colpi in sequenza, un attacco devastante, 2 sicari, il volto coperto da caschi su una moto di grossa cilindrata rubata nell'89, hanno agito con determinazione feroce. Terrore, un momento drammatico, Salvo Lima ha capito e ha tentato una fuga disperata. Il soprabito è rimasto impigliato fra lo sportello della macchina e la fiancata. Appena 30 metri i sicari lo hanno raggiunto, forse era già ferito. L'ultimo colpo alla nuca sembra lo ha lasciato senza vita sull'asfalto. La vicinanza di Lima ad Andreotti alimenterà le accuse di associazione mafiosa anche per il senatore a vita, che a conclusione del processo di Palermo nel 2003 verrà assolto per i fatti successivi alla primavera 1980. Per quelli precedenti, la Corte ravvisa l'associazione a delinquere, ma il reato sarà estinto per prescrizione. Ecco, quindi la sentenza toglie le manette ad Andreotti per prescrizione. Allora vi sto raccontando la fine di Lima, che avviene molti anni dopo il periodo che stiamo esaminando, ma per segnalare come negli anni 70, nel 68 Lima è eletto deputato, quindi siamo in piena deriva morale. Alla fine del secolo ci sarà il grande processo dove i boss Riina, Madonia, Brusca, Calò, Montalto entreranno nelle pratiche galere. Ecco, Montalto poi forse no, perché non credo che abbia avuto poi una sentenza definitiva contro. Allora, guardiamo l'aspetto più antropologico. Entra in scena la libertà. Metternich diceva questa frase contro Mazzini, ma frase ancora valida: è inutile chiudere i cancelli alle idee, le idee li scavalcano. Come e quando ci si avvicina in quegli anni all'Europa? Con il governo? Con che governo? Ma no, ma i governi non ci hanno aiutato assolutamente. Anzi, possiamo dire che ci hanno giocato contro. Il Parlamento propone delle iniziative positive, la gente ha spinge qualche iniziativa positiva. Parto da lontano anche qui, la pillola che nasce negli anni 60 ha cambiato mentalmente la dipendenza della donna nella sua libertà sessuale dal maschio. E questo è un aiuto, una spinta per le libertà che ci sono in Europa, che in questa Italietta al margine del sud dell'Europa, così attratta dal Mediterraneo, in un'Italietta che durante il periodo Savoia era repressa, ancora più repressa durante il fascismo, o continua a restare repressa per l'ingerenza vaticana fino all'avvento di Roncalli, che sarà meno ossessivo e anzi sarà molto più liberale in questo aspetto. E arriviamo poi al grande movimento di opinione, non rivoluzionario, non politico, che è il 68, che dà un'accelerazione alla libertà, movimento borghese, non una rivoluzione politica. Nel 70 c'è lo Statuto dei Lavoratori, la legge 300 Brodolini, e sempre nel 70 alla fine abbiamo il divorzio, con le tensioni che questo comporterà, sarà un tema importante, dove si andrà al referendum, e questo già andare al referendum è un segno che
I politici non hanno nel 70 capito che c'era un'istanza, un bisogno di questa legge, di adeguare l'Italia al resto del mondo civile e non restare come la Bulgaria. Poi, secondo passaggio, quindi abbiamo detto un politico cosa deve fare? Sapere che cosa vuole, conoscere il suo target elettorale, sapere che cosa ha bisogno il suo target elettorale. La Democrazia Cristiana non lo percepisce perché crede che sia più importante seguire le direttive del Vaticano. Ma, cosa grave, fin qui è una visione politica, non entro in merito, sei capace o incapace? No. Sei uno che ha delle idee politiche e le sta seguendo. Priorità, seguire il Vaticano. Non è discutibile questo, è discutibile quello che viene dopo. Non capire che se fai un referendum perdi malamente. E questa ma perdere malamente, perdere 60-40, dimostrano forte e chiaro che non sei adatto alla politica, perché non sei capace di prevedere. Quindi puoi sbagliare l'1%, il 2%, ma sbagliare il 10% è grave. È anche tecnicamente grave perché le statistiche, le previsioni che facevano gli istituti di ricerca che lavoravano per le previsioni davano dati per incoraggiare il loro padrone che dava il loro cliente, mentre le società di ricerca tipo Gallup, tipo Doxa, americane più abituate a fare indagini di mercato su temi sensibili, avevano già capito che la maggioranza degli italiani voleva il divorzio. Quindi errore tecnico questo, di non capire, e questo errore tecnico del 10%, di sballare un 10%, misura l'inadeguatezza di questi politici. Nel 72 c'era una buona legge sull'obiezione di coscienza, che se non ci fosse stato il 68 non ci sarebbe stata. Se non ci fossero tutte queste cose, questa innovazione, c'è un nuovo diritto di famiglia, sapete, vi ho parlato di Ilario Chini e Fausto Coppi. Negli anni 60, sapete che era una moglie che tradiva il marito o aveva una condanna superiore a quella del marito che avesse tradito la moglie. Ecco che queste differenze in un codice civile degli anni 70 sono inammissibili. E c'è nel 75 il nuovo diritto di famiglia. Nel 77 c'è una legge sulla parità dei generi lavori, se entri in magistratura non sei discriminata se sei donna. Poi si esagera forse, nel 78 si arriva alla legge Basaglia, a tutti i matti a casa, il problema diventa delle famiglie, che anche questo mi sembra un buonismo esagerato, perché poi non risolve il problema. E lo trasferisce alla famiglia e non allo Stato. Dal divorzio il passo successivo è l'aborto e si fa lo stesso iter con il referendum. Non tutto sarà da buttare, i governi creeranno più poteri alle regioni del 75-77. Ci sarà una legge sull'edilizia per evitare gli scempi che in Sicilia non venne applicata. Cosa fa la magistratura di Sicilia perché non viene applicata la legge? Nulla. L'equo canone, che è ancora una buona legge, ma poi è stata diventata un po' eccessiva, nel senso che tutela l'inquilino e permette un canone del valore del 3,85% del valore. A quel punto però abbiamo un'inflazione da mettere in contratto.
perché sono anni in cui l'inflazione è a due cifre e allora l'inflazione può essere recuperata per il 75% come aumento del canone. Cosa più pesante per le casse dello Stato è il sistema sanitario, che era anche giusto farlo. C'era già al nord ed era quindi ingiustissimo che non fosse uguale al sud, ma vi ho già mostrato questa tavola dove il sistema sanitario, che questo è italiano, che è già tra i migliori d'Europa nel 70, gli anni in cui stiamo vedendo, poi sarà eccessivamente più costoso del resto degli altri paesi civili che vedete qua. Perché eccessivamente costoso? Forse per disorganizzazione, o forse perché eccessivamente costoso, forse perché non entra nella sfera assicurativa che potrebbe far costare meno certe cose. Ma voi sapete che l'America non ha ancora questo sistema e tutti ci invidiano la qualità del nostro sistema. A volte perdiamo le misure delle cose. Credo che nelle cose di cui mi vanto di essere italiano, oltre al cibo, soprattutto l'arte, poi non so che cosa dire. Ecco, allora una terza cosa è il sistema sanitario, che è il migliore dell'Inghilterra, il migliore dei paesi nordici, che una volta avevano un sistema sanitario decisamente superiore al nostro, migliore di quello australiano, decisamente migliore di quello americano. Riprendiamo la sintesi, facciamo l'elenco dei governi dal 70 al 79. Partiamo dal Presidente della Repubblica che è Saragat, l'abbiamo visto eleggere nel 64, ancora fino al 71 sarà Presidente della Repubblica. Fino al 72 c'è la quinta legislatura che aveva stroncato il PSI, dato modesti contributi alla DC. E qui arriviamo al terzo governo Rumor, che inizia dal marzo del 70 e fa qualche mese, quindi arriva all'agosto. Poi passa un governo che durerà di più, che è il primo governo Colombo, sempre di coalizione DC, PSI e socialdemocratici, quindi siamo sempre in un ambito di centro-sinistra. C'è l'elezione del Presidente della Repubblica, vedremo più avanti, e candidato ufficiale Fanfani, ma queste cose non funzionano mai. Alla fine nella mischia si pesca un democristiano fuori dalla lotta delle correnti, Leone. Poi, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, si cambia governo, c'è il primo governo Andreotti, monocolore. Poi si va a votare e abbiamo la sesta legislatura da 72, non cambia niente. Tutto è un decennio dove si va a votare ed è tutto pietrificato. Secondo governo Andreotti, andiamo avanti, poi c'è ancora un quarto governo Rumor, siamo sempre coalizioni, e adesso entra il PRI, esce il PRI, il quinto governo Rumor, esce il PRI, come vi dicevo. Abbiamo il quarto governo Moro, coalizione. Sono sempre tentativi di cambiare qualcosa, ma non si cambia nulla. Un governo Moro nel 76, da febbraio al giugno. Poi c'è la settima legislatura. Anche qui, come vi ho detto, è un decennio statico. Poi ancora governo Andreotti, monocolore, qui ci stiamo avvicinando al famoso tentativo di Moro di portare nel compromesso storico il PC nell'area di governo, così come era stato fatto per il Partito Socialista con un'astensione, quindi all'inizio pensando di tenere il partito
o comunista fuori dal governo, ma favorevole nelle votazioni. Allora abbiamo il quarto governo Andreotti. Nel frattempo succede i fatti di Moro, sappiamo tutti quello che succede. Nuovo Presidente della Repubblica sarà Pertini. Sesto governo Andreotti, stavolta di coalizione, il PC non sta più senza Moro al gioco. Poi ci sarà il primo governo Cossiga per arrivare all'80, di coalizione DC, Socialdemocratici, PLI. Ecco. Come sono andate le elezioni? Beh, qui i 68 sono in azzurro, vedete la Democrazia Cristiana, poi perde un attimo qualche punticino dal 39,1 al 38,7, perde lo 0,4 alla Camera, insomma, non ha molto senso discutere di queste cifre. Vedete che poi per tutti gli anni 70 sarà in modo piatto. Perde nel 72 il PSI un po', poi resta calma piatta. Il PSI guadagna pochissimo anche il PSI, ma vedete che tutto teoricamente è stabile. Certo, nel 76 PSI il Partito Comunista ha un grande balzo avanti di 7 punti importanti, perché ci stiamo avvicinando al fatidico 78, dove si prevede che possa entrare al governo. Ma alla fine, quando muore Moro, poi tutto il progetto evapora e quindi dal 34 picco scende al 30. Erano anni in cui i due contendenti erano molto vicini, e venivano anche a volte in molte aree il Partito Comunista, come in Emilia Romagna, superava la Democrazia Cristiana. Alla fine del 71 c'è l'elezione del capo dello Stato. Candidato è Fanfani, candidato della Democrazia Cristiana. Fanfani è anche una persona di qualità, di valore, quindi è ovvio che venga disegnato lui in quel momento. Il Moro ha in mente un altro progetto che è quello del compromesso storico, che voi sapete. Ma non è possibile portare avanti l'uomo di una specifica corrente perché le altre lo ostacoleranno. Nel fronte ci sono i fascisti Missini che votano De Marsenis, uomo del repubblichino per bene, ecco, ma prendono proprio i pezzi storici della Repubblica di Salò e quindi sono voti persi, evidentemente, ma fanno comunicazione, sono nomi scelti per la comunicazione. Così come gli altri partiti mettono i loro uomini di bandiera a Terracini per i comunisti, i socialdemocratici Saragat, i liberali Malagodi, ecco, ognuno porta il proprio nome, i socialisti De Martino, ma a questo punto si scopre che De Martino è sempre davanti a Fanfani in quattro votazioni, quindi qualcosa bisogna pure inventare per sbloccare la situazione. E quindi la scelta cade, come dicevo prima, su un uomo fuori dalle correnti, Leone, che non ne voleva sapere perché Leone è un docente universitario, ma soprattutto è un validissimo avvocato e guadagna molto di più facendo l'avvocato penalista che non ricoprendo incariche pubbliche. Quindi, obtorto collo, si adeguerà al diktat della Democrazia Cristiana e farà il presidente. Perché vi dico questo? Perché poi sarà anche molto maltrattato dalla comunicazione. Ci sarà una fake news che è lui antilope
il corrotto che ha fatto comprare aerei della Lockheed all'Italia. E questo nuocerà alla sua immagine e l'opinione pubblica, anch'io in quegli anni ero colpito dal fatto che si fosse smascherato addirittura il Presidente della Repubblica in quella situazione. Poi piano piano la stampa, la magistratura fa chiarezza e ne uscirà pulito, ma ormai sono passati degli anni, questa infamità di essere un corrotto gli è stata data. Con grave danno, quindi dobbiamo sempre chiedere scusa a Leone per quello che è successo. Ci sarà un tentativo di sostituire De Martino con Nenni proprio per intercettare voti i Morotei, Nenni che era stato vice presidente del Consiglio, però la sfida diventa questa sfida infinita, 23° scrutinio. Leone risolve tutti i suoi, risolve questa difficile situazione. Solo raccontandovi la sintesi degli anni 70 è passata un'ora. Ho messo a fuoco solo qualche elemento del 71, per esempio l'elezione di Leone, e conviene chiudere. Tanto per non avere file troppo impegnativi per i vostri computer, conviene chiudere la prima parte qui e riprendere con la seconda parte, che ha un tema importante per il nostro paese. Intendo il divorzio, che è un tema che divide, che interessa molte persone e interesserà sicuramente le persone che possono essere oppresse da una cattiva situazione di coppia, oppure possono essere poi limitate economicamente dal fatto che viene a cambiare radicalmente la loro unità familiare. Ed è un bel tema, un tema che farà discutere anche perché ha dei riferimenti precisi, che sono quelli della. Degli altri paesi. La Chiesa interverrà, come vedrete, dicendo non è un problema di religione, è un problema di difendere il più debole nella relazione matrimoniale. Questo è il prossimo capitolo, la prossima puntata, la seconda parte degli anni 70. Grazie dell'attenzione. Tutto quello che ho raccontato lo potete trovare sul mio sito maurizio.mercurio.weebly.com. È la prima pagina, la pagina dell'università, andate nella seconda, pagina conferenze, scrollate, andate giù, 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 molto in basso, ci sono le conferenze di storia. E nelle varie conferenze di storia che si occupa di tutto il Novecento trovate poi verso la fine, questi sono gli ultimi anni, quindi proprio in fondo, in fondo. Grazie dell'attenzione.